Chicos, che onda? Oggi Anita partiamo per Ibiza e questo viaggio comincia già che disgrazie. Non so le disavventure di Anita e Jasmine. Hanno chiuso male la porta, quindi l'ascensore non arriva e quindi stiamo facendo 5 piani di scale. Sì, questo è il meteo. Porca puttana. Da dove è parcheggiato questa macchina? In culo alla balena? Dai che mi sto bagnando tutta, c'ho pure il colore. C'ho pure il colore, mi sciolgo. E già qui la situazione era tragica. Poi siamo entrati in macchina e ci siamo accorti di ciò. Non ci posso credere. Guardala. Bene. E come fa? Come faccio? Si sono arrivati i soccorsi. Tanto questo sta a fumare pure una sigarettina. Una sinfonia. Siamo partite. Finalmente arrivata al parcheggio, abbiamo lasciato la macchina e poi abbiamo preso una navetta organizzata appunto dal parcheggio che ci ha portato all'aeroporto. La navetta del 1800, sembra di stare in montagne russe. Mannaggia voi mette. Arrivata all'aeroporto di Bergamo e dovete sapere che in questi giorni ci sono un sacco di casini con gli aerei per il caldo, boh, non ho capito, non mi frega manco un cavolo, là sopra c'è la mandibona, detta proprio così. Avevamo già fatto il check-in, avevamo solo i bagagli a mano, quindi ci siamo dirette direttamente ai controlli, poi mi sono mangiata una cosetta giusto per tappar buco dell'ozono che c'avevo al posto dello stomaco, che con riso venere, salmone, edamame, avocado e cipolla croccante. Poi per non bastare mi sono voluta mangiare una crepe da vecchio, guardate tutti i dolci che c'hanno, vera come viene il diabete solo a guardare. Pure se non mi piace la Nutella mi sono mangiata una crepe, sono strana. E finalmente ci incamminiamo verso il gate. Sta per arrivare il momento della verità. Ritardo! Ovviamente voglio ritardo e guardate la gente che già si stava a campare, che paura. Hola chicas. Non fa proprio vedere un cazzo di nessuno. Sono rimasta sorpresa, ma aspettavo una tragedia. Ma invece dopo un'ora siamo imbarcate. Questa è sempre di Jasmine che piambraccia suo figlio. Anzi due, perché il borsone ha la valigetta. Dopo altri 800.000 anni fermi dentro l'aereo, finalmente siamo partite. Devo dire, è stato un viaggio molto turbolento. Proprio mentre vi scegli l'aereo deve cominciare a ballare la sabba, manca no. E dopo circa un'ora e 40 di volo, che sembrava un'eternità, dove mi sono girati i pollici tutto il tempo, eccoci finalmente arrivati in la isla Ibiza. Fatta la corrida dei tori di Pamplona, quindi non ho fatto in tempo a farvi l'austour, quindi ovviamente già sapete qual è il prossimo video. Mi sono preparata super di fretta perché questa sera a Ibiza c'era il Circo Loco. Troppo c'era un sacco di gente, non si respirava, sembravamo delle formiche, quindi non siamo praticamente mai state proprio dentro, però lei dovevamo ascoltarla per forza. Ovviamente serata conclusa in bellezza, io e Anita che riusciamo a aprire la porta di casa. Dai, coglione. Buonanotte, vediamo, ciao.